Troppo magro, rivedibile. Ehi, tu hai bisogno di bistecche. Troppo grasso, rivedibile. Le bistecche tue passano a lui. Hai finito di fare le pulizie? E stai sugli attenti! E che siamo, in discoteca qua stiamo! E vado a tagliare i capelli che fa schifo! Vado. Madonna benedetta di Manfredonio, figlio mio, siamo in guaia sotto tutti i punti di vista. Torace, altezza. Vieni l'anno prossimo, ritorna dentro il loculo. Ti sei già tagliato i capelli? Sono un gemello. E io sono Capricorno, che vogliamo fare? No, sono un gemello di mio fratello. Ah. Siamo gemelli. Ah, sì, sì. E mo sono cazzi vostri. Idonei, idonei. Ci vediamo. Scusa una domanda, quanti anni è che ti fanno rivedibile? Credo... 15 anni. Ecco, allora torni il 16° anno, l'anno prossimo. Però lo facciamo fare a tuo figlio, il soldato. C'ho 80 anni, non ti reggi neanche i piedi, non ti reggi. Sergente, tutti via, gli unici due idonei sono i due gemelli. Signor, sì! Ah, ma cadori, perché urli sempre? Via, via, andare! Via, 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 di corsa, scattare! Scattare, di corsa, andate, via! Uno, due, scattare, via! Uno, due, uno, due, uno, due. Ah, finalmente. Colonnello! Chi è? Che ci dobbiamo fare con questo? Era nell'anticamera e dice che aspettava ordini! Va bene, lo faccio entrare, basta che lei se ne va! Con vero piacere! Meno mi vedo e meglio mi sento! Vai! Colonnello, questo l'ho già visitato io, mi è sembrato idoneo. Ma dato che le decisioni le prende lei, io l'ho fatto aspettare. Ah, come ti chiami? Arturo Mazzancolla. Come ti senti? Ah, bene, grazie, lei? Non c'è male, grazie. In famiglia, tutti bene? Sì, tutti bene. Mamma sta bene, papà pure, sai, così. Ma c'è mio fratello che c'è un piccolo frungolo, Che ci vuoi fare, sono cose passeggere. So. Ma io sono un po' preoccupato, E anch'io sono preoccupato. Che mi frega me della tua famiglia? Stai sugli attenti! Sì. Che me le mazzacoli, mi farò pure schifo, mi fanno! Perché ti hanno fatto rivedibile? Non lo so. Come non lo sai? Un motivo ci sarà, no? Non lo so. Svogliati, tirati giù tu. E che è quella bestia lì? Non lo posso dire, mi vergogno. E ti devi vergognare sì andare in giro con una cosa del genere. Ma che ci posso fare? È il mio rubinettino per fare la pipì. Rubinettino lo chiami tu? Questo è più grosso di un idrante dei pompieri di Vigiù. Tu mica fai la pipì, figlio mio. Tu fai le caschette del Niagara, fai. È mostruoso, non ho mai visto una cosa del genere. Comunque potremmo farlo idoneo per la fanteria. Ma quale fanteria? Questo bisogna mandarlo in artiglieria con quel pezzo da 90 che si ritrova. È troppo sbilanciato per le marce, questo. Rivestiti subito, che mi fa schifo, mi fai! Sì. Che fai da civile, tu? Studio medicina, vorrei specializzarmi in chirurgia. Ah, se la danno a lui, una bella laurea del chezzo, E perché vuoi fare il soldato adesso? L'ho voluto io, perché così me levo il pensiero e non mi rompete più i coglioni. Au! E che facciamo un elenco di stronzette? Quando parlo io tu devi star zitto! Sì. E rivesti? Sì. Comunque tu prendi a lavorare con me in infermeria, così ti tengo sotto controllo. Grazie. Vai. Oh. Sì. Non spargi la voce in giro di questo gatto soriano che ti ritrovi, se no propaghiamo il panico fra i soldati. No, stia tranquillo, signor colonnello. Arrivederci. Vai! Ma perché non mi hai dato 20 centimetri in meno di statura?